C'è stata da poco una sentenza della Corte dei Conti sull'anticipo di tesoreria, se ne parla da anni, è un nuovo punto a questa vicenda. Stamane siete a Palazzo Spada per parlare appunto della situazione finanziaria dell'ente. Qual è il vostro punto di vista in merito e se, come ribadite da tempo, c'è il rischio a questo punto concreto di un dissesto bis? Ma a nostro avviso il rischio c'è, soprattutto la città, le varie forze politiche sapevano benissimo il quadro dei bilanci del comune. Era chiaro che ci fosse, diciamo, una massa debitoria importante a cui far seguito con le proprie politiche. A oggi sappiamo che la ricetta politica del centrodestra è stata completamente fallimentare. Avevano un imperativo categorico a inizio legislatura e oggi, con questi 12 milioni di euro più altri 10 di cui parleremo durante la conferenza, si va a creare una grande nube per un possibile dissesto. Sì, la nostra conferenza stampa ha l'obiettivo di fare luce un'altra volta, come facciamo, tentiamo di fare da tempo, sulla situazione finanziaria del Comune. L'obiettivo è cercare di risolvere e non far pagare un'altra volta ad Hernani l'incapacità amministrativa di questa amministrazione. La situazione che diceva il consigliere Simonetti è grave, è seria, dipende da questa amministrazione, non dipende da quelli di prima e rischia di pesare di nuovo sulle spalle dei Hernani che già stanno pagando tanto perché in base alla TARI, in base alle multe, questa amministrazione ha fatto cassa e ha messo le mani nelle tasche dei Hernani. Quindi noi dobbiamo evitare che la situazione tra un anno sia peggiore di quella che abbiamo trovato. Anche voi siete preoccupati? Siamo tutti preoccupati, infatti a me la cosa che interessa di più non è tanto vedere quali sono stati gli errori del passato o rimangare, mi preoccupa il futuro, cioè che succederà adesso? Speriamo bene, perché mi sembra che la situazione da come è impiantata può creare parecchi problemi seri a questa amministrazione. Faccio tutti gli auguri perché l'amministrazione finisca in tempo, fino alla fine della sua consigliatura, però questo è un ostacolo grosso. Sì, hanno riassunto bene i consiglieri che mi hanno preceduta. Diciamo che questa roba delle sezioni giurisdizionali che danno ragione ad UniCredit sull'anticipo di tesoreria, non è roba del dissesto vecchio di quelli di prima, ma una volta tanto è roba di questi di adesso, di chi ci governa e di chi governa in questo momento la città e la comunità cittadina. Io soltanto una battuta, perché poi durante tutta la conferenza stampa ripercorreremo tappa per tappa tutto quello che è successo e quindi lo racconteremo e racconteremo anche le diverse situazioni che si sono create durante le commissioni, ma durante lo stesso Consiglio Comunale, quando l'assessore Masselli, relativamente alle nostre repliche, alle nostre discussioni, alla nostra voglia di fare una discussione anche costruttiva, ripeteva: ragazzi, noi abbiamo i pareri di tutti, i pareri, noi continuavamo a dire sono pareri, deve arrivare ancora la sentenza. Sui pareri si è costruito un buco di circa 13 milioni di euro. Questa è la realtà. E nota finale, permettetemi, perché visto che faccio parte anche di questa amministrazione, anche se all'opposizione, nota finale è la solita politica del gambero. Un circolo virtuoso in cui si dice una cosa, si ritorna indietro, anche perché si pensa ad una norma d'occhio, perché oggi quello che dice l'assessore Masselli è un nuovo ricorso, auspica il salvaterni, eccetera, eccetera, in attesa che facciamo quello c'è, bisogna ridarlo, l'organismo di liquidazione lo deve riportare al tesoriere, insomma c'è una gran confusione e la politica del gambero va avanti. Ora la domanda finale che cercherò di fare invece all'assessore Masselli, ma quei 13 milioni di euro, in che cosa sono stati nel 2018? In che cosa sono stati fatti? Che cosa ci si è fatto? Perché la domanda importante è questa. Io voglio sapere che cosa ci si è fatto. Io non esisto, esistono i cittadini, ma credo che abbiano bisogno di trasparenza anche rispetto a questo, perché c'è stata una campagna elettorale. Guarda.